Amici di Automoto TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con After Chief Junior. E come vedete ci troviamo qui al circuito di San Mauro a Mare, dove sono cresciuti grandissimi piloti come Rossi, Dovizioso, Pasini e Simoncelli. Ma prima di entrare nel vivo della gara andiamo insieme a guardarci una clip musicata dedicata a questo appuntamento. Ed eccoci rientrati in studio, come vedete qui con me abbiamo tre ospiti. Partiamo dalla mia sinistra, abbiamo Gianluca Primerano, GHR Motor. Ciao Gianluca. Ciao a tutti. Alla sua destra abbiamo Roberto Basso di RB Racing Team. Ciao a tutti, ciao a tutti. E ultimo, ma non ultimo, abbiamo Marco Ceramella di SMC. Ciao, ciao a tutti. Marco, ma noi sappiamo che questo qua è il vostro secondo anno al campionato italiano minimoto. Come sta andando? Ma sta andando bene, dai, diciamo che abbiamo aperto da 4 anni la scuola a Como, appunto, dove partiamo da primi passi fino a portarli a fare anche campionati come il campionato italiano, e siamo, per ora siamo in testa nella categoria Junior A. Non abbiamo solo piloti della scuola, ma abbiamo anche piloti che vengono ad allenarsi, ma partecipano, ecco, in altri team, ma hanno ottimi risultati tutti, dai, per fortuna. Ma appunto di questa scuola, parlaci un po' più nell'approfondito, di cosa vi occupate, come addestrate, tra virgolette, i ragazzi. Sì, è una scuola nata in collaborazione con Orge Lorenzo 4 anni fa, e praticamente è una scuola che parte dall'approccio alla moto proprio dai bambini di 3 anni, quindi spiegare le basi tipo gas e freno, fino a spiegargli l'impostazione di guida da effettuare appunto sulla moto, portarli poi in pista per fare traiettorie e appunto farli girare e fargli fare dei campionati. Ok, grazie mille. Roberto, invece tu sappiamo che hai una scuola storica, tra virgolette, un team storico, parlaci un po' di questo team. Sì, il mio team opera nel campionato italiano minimoto e anche oltre dal 2007, quindi sono 11 anni. Noi siamo un team ufficiale Polini, io sono RB Racing, ma il mio team è ufficiale Polini, la Polini ci assiste per quanto riguarda tutta la parte tecnica, e noi ci occupiamo dei piloti in pista, dalle mini moto fino ad andare alla pre-moto 3, moto 3, insomma, al campionato italiano delle ruote alte. Ma quello poi lo vedremo più avanti, ma parlaci un po', tu addestri i piloti, giusto, a diventare piloti, come funziona? Sì, io praticamente i bambini, cominciamo con le mini moto, che diciamo è la parte introduttiva dello sport del motociclismo, quindi da lì cominciamo ad addestrarli sulla pista, quindi nelle gare, a diventare piloti. In che senso? Un pilota si deve comportare in un certo modo nel weekend, quindi deve essere concentrato sulla gara, su quello che deve fare in pista, la traiettoria, dove aprire il gas, dove frenare, e ovviamente tutto questo poi ti porta a fare un buon risultato in gara, e quello che noi insegniamo è quello che poi dopo si troveranno quando ad affrontare le ruote alte, quindi
affrontando un weekend di gara in un certo modo, seriamente, diciamo, ascoltando i meccanici, parlando con i meccanici, risolvendo i problemi che ci sono sulla moto, sono tutte cose che si trovano poi quando vanno oltre. E noi infatti per l'occasione abbiamo anche un team, oltre questo di Minimoto, abbiamo anche un team nell'ovale, nel CV Junior, dove proprio là abbiamo il box, abbiamo il capo tecnico e quindi i genitori sono fuori, non interagiscono con il bambino. I bambini da lì si abituano a interagire quindi direttamente col capo tecnico e già a vedere la telemetria, a imparare a leggere la telemetria, perché noi la usiamo e quindi dalla telemetria imparano a vedere se hanno problemi di sospensioni e tutto quanto. Quindi una volta che arrivano poi in Premoto 3, che sono veramente, che è veramente il campionato quello senior, quello serio con le ruote alte, lì diciamo che già hanno una buona base per poter affrontare poi seriamente quello che è questo sport, ecco. Quindi oltre a farli diventare dei piloti, quindi salire in sella ad una moto e andare, voi gli insegnate anche le basi tecniche della moto, quindi come è fatto un motore, come è fatto un carburatore. Assolutamente, assolutamente. Già dalle mini moto io voglio che i miei pilotini sappiano come funziona il loro motore. E nelle categorie superiori, quindi nell'ovale, voglio che sappiano come funziona una sospensione, quello che succede quando freni, quando acceleri sulla moto, tutto. E lo possono, e con il nostro metodo, lo possono anche vedere sul computer, perché noi abbiamo un'acquisizione dei dati e loro sul computer già possono vedere cosa succede durante un giro di pista, sulla moto ovviamente, e cosa fanno loro, quindi quando frenano, quando accelerano, come cambiano, che marcia mettono e tutto. Noi da lì possiamo vedere tutto e loro lo vedono e imparano cosa è giusto e cosa fanno giusto e cosa fanno di sbagliato. Beh, non è, diciamo che non è un lavoro semplicissimo, comunque ha a che fare con dei bambini piccoli. Sì, sì, e beh, le mini moto sono piccole perché hanno 8, 9, 10 anni, ecco. E già nelle ovale, nel CV Junior, cominciamo a avere bambini di 10, 11 anni e consideriamo che adesso, al giorno d'oggi, la pre-moto 3 con le ruote da 17 pollici si può già fare a 12 anni. Quindi questi ragazzini a 12 anni già possono correre in un campionato che è veramente un campionato serio, quindi nel CV Premoto 3, dove ci sono alte velocità, dove ci sono circuiti del mondiale, quindi come Mugello, Imola, Misano. Grazie mille. Ma Gianluca, con te passiamo un po' alla parte tecnica, un po' entriamo nel dettaglio. Voi siete costruttori di motori, giusto? Parlaci un po' della tua casa. Allora, la mia casa si chiama GHR Motor. Abbiamo iniziato 5 anni fa ad avventurarci in questo mondo. Il tutto è nato dalla passione. E niente, prove su prove ci hanno portato poi a costruire questo motore. Noi siamo partiti facendo il motore a liquido. E con Carbonera abbiamo vinto un campionato e poi da lì la strada diciamo che è andata abbastanza bene, perché siamo riusciti con altri piloti a confermarci in diverse categorie. Ma entriamo un po' più nel dettaglio, le differenze dei motori mini moto rispetto agli altri quali sono? Allora, le differenze sono nel raffreddamento. Ci sono quelli raffreddati ad aria che vengono utilizzati dai bambini e quelli raffreddati a liquido che vengono utilizzati dai ragazzi più grandi. E le cilindrate di questi motori, per quanto riguarda l'aria, la cilindrata è 40 e per quanto riguarda il liquido la cilindrata è 50. Ma un'altra domanda, voi da quanto tempo siete presenti su questo campo? Noi siamo presenti da 5 anni, siamo partiti progettando il motore a liquido, da 2 anni abbiamo esordito con quello ad aria. Ma oltre alle mini moto siete anche presenti su altre categorie? Al momento no, cerchiamo di lavorare bene sul campo delle mini moto e in futuro stiamo progettando di far qualcosa per quanto riguarda la mini GP. Perfetto, grazie mille. Ma un'ultima domanda a Marco è d'obbligo. Marco, tu mi hai detto prima che voi collaborate con Jorge Lorenzo, giusto? Da cosa è nata questa collaborazione? Ma sostanzialmente è nata 4 anni fa. Che dal fatto che abbiamo conosciuto appunto il padre di Jorge, che ha
questa, diciamo, catena di scuole di motociclismo nel mondo, e sono proprio scuole per l'approccio e per il mantenimento dell'allenamento, quindi allenarsi per impostazione di guida piuttosto che resistenza, precisione. Lo stesso Org si allena e, dato che noi abbiamo la scuola, l'abbiamo a Como e lui abita a Lugano, è nata appunto questa collaborazione per quanto riguarda la vicinanza. Lui aveva un bisogno di un posto per allenarsi, noi, data la passione, volevamo aprire una scuola di motociclismo e è nato così, ecco. Così, quasi per caso. Sì, è stata una casualità fortunata, dai, ecco. Vabbè, dici poco. Roberto, noi ci diamo appuntamento a domenica prossima, giusto? Sì, giusto, giusto. Domenica prossima è il circuito di Varano, siamo là, carichi, siamo primi nel campionato italiano ovale 160 con Edoardo Liguori. Oggi, tra l'altro, qua ha fatto un'ottima gara con la minimoto, anche ha vinto nella Junior C. Siamo veramente felici, carichi, ci vediamo là, a Varano. Grazie mille, io ringrazio i miei ospiti, grazie Marco. Grazie a voi. Grazie Roberto, noi comunque ci vediamo settimana prossima. Va bene, grazie a voi. Grazie. Gianluca, anche noi ci rivedremo comunque da qualche parte. Prossimamente, grazie a tutti e un saluto. Ragazzi, voi rimanete con me perché adesso andiamo a guardarci gli highlights di gara 1. Iniziamo il nostro appuntamento con gli highlights delle gare che si sono svolte domenica 10 giugno presso il mini motodromo adriatico di San Mauro Mare, con le classi Open C e Gentleman che, come di consueto, aprono le ostilità correndo insieme. Nella Open C, gara da protagonista per il campione italiano uscente e capo classifica del campionato Stefano Cornacchin, che dopo una lotta ravvicinata con Elia Zoni ha conquistato la vittoria con quasi un secondo di vantaggio sul diretto inseguitore. Terzo, a poco più di 4 secondi, ha concluso Martino Vasina. Super gara di Mauro Finelli nella categoria Gentleman, che, approfittando di un errore in fase iniziale di Giuseppe Tagliati, ha sbaragliato la concorrenza degli avversari, chiudendo con un distacco di 13 secondi e mezzo dal più diretto inseguitore Giulio Cortesi. Terzo gradino del podio per Massimo Ranucci, a poco più di un secondo da Cortesi, e quarto Tagliati, che ha limitato i danni. Vediamo ora in sovraimpressione le grafiche per i protagonisti del podio delle due gare. Categoria Open B, che vede partire Alessio Salaroli dalla pole position. La gara ha visto protagonista i primi tre della classifica del campionato, Mattia Bianchi, Alessio Salaroli e Luca Fabris, che hanno preso un buon margine di vantaggio nei confronti degli altri concorrenti. Un po' più in difficoltà il capo classifica Mattia Bianchi, che si è leggermente staccato, giungendo terzo sotto la bandiera a scacchi con un distacco di circa 6 secondi dal vincitore. Ad avere la meglio alla fine è stato Luca Fabris, che ha preceduto Alessio Salaroli di poco più di 2 secondi. Quarto alla fine Luigi Nespoli, che ha conquistato la posizione in volata su Francesco Zaramella, distanziato di pochissimi centesimi di secondo. Ecco nelle grafiche l'ordine di arrivo dei tre protagonisti. Prima manche della Open A, che non ha lesinato emozioni e colpi di scena. Iniziamo dalla sfortuna del capo classifica del campionato Simone Graziano, che non ha potuto schierarsi sulla griglia di partenza a causa di un problema tecnico alla sua moto, per proseguire con la bandiera rossa dopo tre giri a causa della caduta di Tommaso Occhi. Ripartenza con le posizioni in griglia determinate dalla classifica al momento delle interruzioni e grande scatto del pullman Jacopo Tatoli, che ha subito preso un buon margine di vantaggio. Alle sue spalle le posizioni si sono subito ben delineate, con Emiliano Rapanotti e Gianni Medos all'inseguimento del battistrada, ma con distacchi che si sono progressivamente dilatati.
Al termine dei 20 giri previsti, vittoria di Jacopo Tatoli con oltre 5 secondi di vantaggio su Rapanotti e circa 11 su Meadows. Quarto, Andrea Piazza che conquista il suo miglior risultato della stagione. La Junior C vede oggi al via una vecchia conoscenza del campionato, Edoardo Liguori, quest'anno impegnato nel campionato ovale 160. Edoardo ha dimostrato di non aver perso la confidenza con le minimoto realizzando il miglior tempo in prova, davanti al capoclassifica del campionato Lennox von Mara. La gara però ha visto ribaltare l'esito delle qualifiche, in quanto sia Liguori che von Mara, a causa di alcuni errori, si sono ritrovati nelle posizioni di rincalzo, dando strada ai loro più agguerriti avversari. Il più lesto ad approfittare è stato Mattia Tribuzzi, che saluta la compagnia degli avversari e si avvia ad affrontare una gara in solitaria, che lo vedrà vincere la manche con quasi 5 secondi di vantaggio su Guido Pini, che ha la meglio in volata su Giulio Maria Airaudo. Alla fine von Mara giungerà sesto e Liguori decimo. Super Zanni in qualifica nella classe Junior B. Leonardo dimostra di essere perfettamente a suo agio sul circuito romagnolo, realizzando il miglior tempo con un distacco di 44 centesimi sul secondo in griglia Edoardo Bertola. La gara rispecchia i valori delle prove, con Zanni che saluta la compagnia e se ne va, aumentando il proprio vantaggio giro dopo giro. Continua la leggera difficoltà in questo weekend del capoclassifica del campionato Giulio Pugliese, che dopo il sesto posto in qualifica anche in gara non riesce ad inserirsi nella lotta per il podio. Primo posto quindi per Leonardo Zanni davanti ad Edoardo Bertola che conquista la seconda posizione in volata su Mattia Romito con un distacco di poco superiore ai 5 secondi del vincitore. Quinto pugliese che limita i danni conquistando punti importanti in ottica campionato. Ragazzi, ma state tranquilli, non ci siamo dimenticati della Junior A. Oggi per voi c'è una grossa sorpresa. Abbiamo ripreso la gara integrale e quindi andiamo a godercela insieme. Appassionati di motociclismo, benvenuti al mini motodromo di San Mauro Mare per gara 1 del campionato italiano mini moto classe Junior A, la classe dei giovani talenti del motociclismo italiano, grandi interpreti delle ruote basse, a cominciare da Jonathan Barbagallo che in 34-749 si è garantito la pole position, a precedere nelle qualifiche ufficiali Luana Giuliani e Loris Capriolo, questi tre piloti che scatteranno dalla prima fila, in seconda Valentino Sponga, Mattia Lanzi e Jacopo Noto, in terza vediamo anche Lorenzo Cavalletto, Cristian Borrelli e Matteo Masili. Ci sono bene 22 giovani interpreti delle ruote basse che prendono parte a questa gara 1, la Junior A, la graduatoria dei giovanissimi di almeno 8 anni di età che cercano un futuro nel motociclismo partendo dal campionato italiano mini moto, da sempre garanzia di spettacolarità, si può correre con elevati standard di sicurezza garantiti dalla Federazione Motociclistica Italiana. Questo è il giro di ricognizione, i piloti sono pronti a schierarsi in griglia di partenza, quando il commissario lascerà la griglia potrà iniziare la procedura dell'accensione e dello spegnimento del semaforo. Tutti i piloti ormai sono schierati regolarmente in griglia, file da tre piloti con
davanti a tutti che scatta dalla pole Jonathan Barbagallo, procedura dell'accensione, spegnimento del semaforo, partiti! Jonathan Barbagallo, grande spunto al via che conquista lo shot alla staccata della prima curva davanti a Luana Giuliani con il numero 13 e seconda perentorio spunto anche di Valentino Sponga, il capoclassifica di campionato che si ritrova adesso in terza posizione, precedere anche Lanzi, vediamo anche Capriolo, via via tutti gli altri, non ci sono cadute o contatti in queste prime battute iniziali della contesa, con Barbagallo che prova addirittura a scappare via ma vede alle sue spalle Luana Lulu Giuliani, reduce dalla fermazione al castrezzato Motorsport Arena di Franciacorta che punta a ripetersi qui a San Mauro Mare. Ormai siamo verso la conclusione del primo giro, i piloti passano sul traguardo, passano nel rettifilo di partenza con Barbagallo il comando, una caduta, nessuna conseguenza per il pilota, finito terra, adesso la corsa prosegue regolarmente con Barbagallo il comando, Luana Giuliani è seconda, in terza posizione vediamo Sponga a seguire via via tutti gli altri, un gruppetto combattivo e competitivo di giovanissimi, il nostro futuro del motociclismo italiano lo vediamo in questo momento qui in piena bagarre in questa riproposizione integrale di gara 1 del campionato italiano minimoto junior A da San Mauro Mare, tracciato dal 1989 che è uno dei palcoscenici d'eccellenza delle specialità, vediamo tanti piloti allenarsi qui, lo vediamo anche nel raffronto cronometrico, tanti piloti che sono scesi sotto il muro dei 35, il campionato italiano minimoto dal livello decisamente elevato, lo testimoniano i primi tre piloti in questo momento con Barbagallo che si è trovato veramente in forma questo fine settimana a San Mauro Mare, ma anche Luana Giuliani che è motivata, determinata dopo la fermazione di Franciacorta, punta senza mezzi termini a ripetersi, attenzione perché c'è Valentino Sponga, terzo capo classifica di campionato, 95 punti finora totalizzati dei 100 in palio, un bottino di 3 vittorie e un secondo posto nelle prime 4 gare, stagione per il momento perfetta per Sponga, alle loro spalle vediamo anche un grande confronto tra Lanzi alle loro spalle in piena bagarre con Capriolo, c'è anche Noto nella lotta che vale le posizioni giù dal podio in questo momento, ma la gara a 13 giri è ancora lunga e soprattutto c'è ancora tanto da scrivere in questa prima manche a San Mauro Mare per quanto concerne la vittoria, perché Barbagallo sì, molto veloce nelle prove, ma non riesce a scrollarsi di dosso Luana, Lulu Giuliani, ma anche Valentino Sponga, i tre sono a stretto contatto, lì vedete terzetto di testa a tutti gli effetti, stanno interpretando al meglio il mini motodromo di San Mauro Mare che ha offerto qualifiche decisamente avvincenti in tutte le categorie in gara, non soltanto delle tre classi junior A, B e C, ma anche nelle graduatorie open e dei gentleman. Questo testimonia che nel campionato italiano minimoto c'è spazio per i giovanissimi di almeno 8 anni di età, ma anche per appassionati, per chi vuole correre per divertimento. Questo è l'assetto funzionale studiato dalla commissione minimoto della Federazione Motociclistica Italiana, che nell'ultimo triennio ha dato un nuovo impulso all'intera specialità, garantendo una spinta propulsiva al movimento delle minimoto, con tante aziende, tante squadre regolarmente presenti che hanno sposato la causa del campionato italiano minimoto, che mette in mostra questi tre talenti che sono riusciti a scappare via. Attenzione, perché i primi tre hanno guadagnato un considerevole margine di vantaggio rispetto ai più diretti inseguitori, con adesso sempre Barbagallo fare l'andatura, Luana Giuliani è seconda, terzo Valentino Sponga. Parliamo anche di numeri, Barbagallo lo riconoscete con il numero 69, con il 13 Luana Lulu Giuliani, con il 30 Sponga, il leader del campionato. Sponga anche caratterizzato da una livrea completamente tricolore che testimonia anche l'appartenenza di Sponga, che punta senza mezzi termini a inanellare il quinto podio consecutivo e perché no a una potenziale quarta vittoria, ma per far questo deve assolutamente superare Luana Giuliani con il numero 13 minimoto di color nero, mentre là davanti come sempre Barbagallo, che l'abbiamo visto sin dalle qualifiche ufficiali mettersi in mostra con riferimenti cronometrici di elevata fattura, veramente velocissimo questo fine settimana Jonathan Barbagallo, che ha il suo bel da fare comunque per contenere alle sue spalle Luana Giuliani, perché Luana Giuliani è balzata alle cronache per la superlativa affermazione conquistata al castrezzato Motorsport Arena di Franciacorta, una vittoria
che è andata anche sui giornali nazionali per questa affermazione che dà un ulteriore impulso al movimento del motociclismo in rosa. Questo testimone che anche nelle minimoto le giovanissime interpreti delle due ruote possono mettersi in mostra, e lo vedete proprio Luana Giuliani che prova adesso a superare Jonathan Barbagallo, ma non c'è spazio qui al tornantino. Intanto iniziano le prime fasi di doppiaggio, i tre leader di gara con Barbagallo, Giuliani e Sponga, che devono sfilare questo doppiato segnalato con le bandiere blu dai Ligi commissari di gara, con sempre adesso, lo vedete là davanti, Barbagallo che contiene l'avanzata di Luana Giuliani. Attenzione, ha perso qualche centimetro di contatto dai primi due, adesso Valentino Sponga, ma è uscito fortissimo da questa curva, quasi nuovamente colmato il gap. Gara 1 veramente avvincente, stanno viaggiando su tempi record, incredibile il livello di competitività della Junior A del campionato italiano minimoto. Qui traiettoria leggermente esterna per Luana Giuliani, prova nel cambio di direzione a portarsi davanti, ma non c'è spazio, qui transitano su quello che sarà il traguardo dove sventolerà la bandiera scacchi, leggerà vincitori e vinti di questa emozionante prima gara del campionato italiano minimoto Junior A San Mauro Mare, con sempre Barbagallo al comando con il numero 69, riconoscete anche con il 13 Luana Lulu Giuliani e Valentino Sponga, che punta a incamerare punti preziosissimi per i suoi obiettivi di campionato. Qui Barbagallo è uscito forte, attenzione, grande uscita di Sponga con la numero 30, si è fatto sotto nei confronti di Luana Lulu Giuliani, che resta in seconda posizione. Adesso siamo ormai quasi all'epilogo della contesa, rush finale di questa emozionante, avvincente e dall'elevato tasso di spettacolarità gara 1, e soprattutto tanti contenuti tecnici. Stanno viaggiando i primi tre con un ritmo gara forsennato, tanto che stanno per doppiare un altro pilota segnalato con le bandiere blu da strada, correttamente il giovane interprete delle minimoto. Adesso c'è sempre Barbagallo al comando, secondo Giuliani, terzo Sponga. Ormai siamo quasi alle fasi conclusive della contesa, mancano pochi metri prima di transitare nuovamente sul traguardo con Jonathan Barbagallo in seconda posizione, Luana Giuliani che si sta confermando su alti livelli in questa stagione. C'è stato veramente un click in termini di competitività per Luana Giuliani. Qui al tornantone resta davanti Jonathan Barbagallo con il numero 69, adesso ci sono altri doppiati nell'altro gruppetto. Qui tre leader di gara invece non hanno avversari, non hanno altri concorrenti lungo il cammino, dunque possono dare il massimo. Manca ormai veramente poco, con Jonathan Barbagallo in testa, Luana Giuliani prova una traiettoria differente, non c'è spazio, non c'è spazio per tentare il sorpasso. Jonathan Barbagallo resta al comando, transita sul traguardo, Jonathan Barbagallo vince gara 1 del campionato italiano minimoto Junior A San Mauro Mare, seconda Luana Giuliani, terzo Valentino Sponga, e conclude in quarta posizione, ci viene segnalato Loris Capriolo. Eccola qui la classifica: quinto Jacopo Noto, precedere Mattia Lanzi, poi Cristian Borrelli, Mattia Carente, Matteo Gabarini e Matteo Masilli a completare la top 10, con Padovani undicesimo. Grandi emozioni in questa prima manche del campionato italiano minimoto Junior A a San Mauro Mare, 13 giri veramente vincenti per un campionato italiano minimoto in costante ascesa. Ragazzi, rimanete ancora qui con me perché andiamo a goderci una clip aerea dedicata alla pista.
Ragazzi, ma questa è una puntata di After Chief Junior davvero speciale. Abbiamo avuto l'onore proprio qui sul circuito di San Mauro a Mare di ospitare il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli. Andiamo insieme ad ascoltare le sue parole e dopo le sue parole andiamo a goderci insieme un giro di pista sulla moto di Valentino Sponga. Sono oltre 100 gli iscritti in questa giornata di gare e soprattutto nella categoria poi quella dei più piccoli, sono ben 32 i giovani piloti schierati qui oggi, quindi veramente tanti mini campioni che cercano poi il grande passo poi nel motociclismo, quello vero, no? Quello dei grandi. Beh, io ho sempre ritenuto che questo sia un banco di prova, una formazione, quella delle minimoto, importantissima, perché a parte che lo dice l'esperienza e la storia dei grandi campioni che abbiamo adesso in MotoGP, e cominciamo a far paura anche agli spagnoli, perché tra Moto3, Moto2 e MotoGP abbiamo ben 23 piloti quest'anno e quindi cominciano veramente ad avere paura, e abbiamo dei segnali anche in questo senso. Però le minimoto sono la base, la formazione. Io non abito lontano da qui, abito a Riccione, anche se ormai sono quasi sempre a Roma, però so benissimo che nella nostra terra, consentitemi di dire così, questo è stato comunque una fucina di campioni che vengono appunto dalle minimoto, perché il fatto di fare questo tipo di attività con una rapidità di esecuzione nelle curve come le minimoto, ovviamente non solo secondo me ma secondo tanti, è fondamentale per che ci sia una corretta formazione del futuro pilota. Quindi bene, sono contentissimo di questi numeri, di essere qua. Tra l'altro un circuito molto tecnico questo qua, tante curve, di qui importanti piloti sono passati, da Valentino Rossi, Marco Simoncelli, Dovizioso, tanti altri, poi anche i giovani di oggi, quindi insomma diciamo una tappa importante poi per questo campionato italiano, anche questo circuito qua, tra l'altro vicino appunto alla sua città d'origine. Grazie per essere qui con noi, un saluto e un augurio a questi giovani talenti del futuro. Assolutamente sì, un in bocca al lupo a tutti. Io sono sicuro che prima di tutto si devono divertire, ma poi ovviamente devono anche cercare di mantenere alto il loro livello prestazionale per arrivare pian piano a togliersi anche qualche soddisfazione nelle categorie, nelle classi superiori. Comunque, come dicevo prima, l'importante mi sembra che l'ambiente sia un ottimo ambiente, che sia apprezzato un po' da tutti. Stiamo cercando di lavorare sempre meglio, anche per l'anno prossimo abbiamo già delle idee per cercare di andare incontro anche alle esigenze che sono molto spesso anche economiche dei genitori, quindi stiamo studiando una formula per cercare di capire se possiamo abbassare i costi. Ecco, comunque direi che un in bocca al lupo a tutti, e quindi poi alla fine che vinca il migliore, come si dice sempre. Grazie. Grazie Presidente, grazie, anche questa anticipazione di abbassare i costi ci interessa molto, non le chiedo altro perché mi sa che non ci può anticipare niente, comunque monitoreremo e seguiremo da vicino la Federazione Motociclista Italiana. Grazie ancora per la sua presenza, grazie. E dopo aver fatto un giro spettacolare sulla moto insieme a Valentino Sponga, andiamo insieme a guardare gli highlights di gara 2. E ripartiamo nel commento delle manche del pomeriggio dai vecchietti terribili delle classi Open C e Gentleman, che danno sempre spettacolo.
Grandissima gara tra i gentleman Mauro Finelli e Giuseppe Tagliati, che si sono dati battaglia senza esclusione di colpi per tutti e 20 i giri, divertendosi e divertendo il pubblico. La spunta Finelli, che doppia il successo della mattina dopo una serie emozionante di sorpassi, sempre comunque nella massima correttezza, come dimostra anche l'abbraccio tra i due avversari a fine gara. Conclude sul podio Lorenzo Enderle. Nella Open C, gara in scioltezza tra Stefano Cornacchini, che ripete il successo di gara 1, davanti a Marco Bandini e ad un Elia Zoni un pochino in difficoltà. Nella classifica del campionato Open C, Cornacchini, grazie al doppio successo odierno, stacca Elia Zoni, che era appaiato a lui dopo la gara di Franciacorta. Nella Gentleman, Mauro Finelli, con la grande giornata odierna, si avvicina al capoclassifica Giuseppe Tagliati. 118 punti per Tagliati e 117 punti per Finelli. Se la categoria Gentleman ha regalato una seconda manche spettacolare, la classe Open B non è stata sicuramente da meno. Con Michele Bianco non perfettamente a suo agio nella pista di San Mauro, Mattia Bianchi, Alessio Salaroli e Luca Fabris hanno innescato un duello tra di loro caratterizzato da tempi sul giro vicinissimi e traiettorie perfette che ha entusiasmato tutti i presenti. I tre sono passati in questo ordine sotto la bandiera a scacchi, compresi in un distacco di soli 244 millesimi di secondo. Quarto, ad oltre 19 secondi, Alessio Mazzanti. Mattia Bianchi si conferma capoclassifica del campionato davanti ad Alessio Salaroli, distanziato di soli 6 punti. Rimonta alle loro spalle Luca Fabris, che grazie al buon weekend romagnolo scavalca in classifica Michele Bianco e si porta al terzo posto della generale. È stato veramente un pomeriggio emozionante. Abbiamo appena finito di raccontarvi le due gare spettacolari, ma il divertimento per il folto pubblico assiepato lungo il mini motodromo di San Mauro a Mare prosegue. Protagonista anche nel pomeriggio Simone Graziano, che dopo la sfortuna della mattina voleva prendersi una sana rivincita. Una partenza non perfetta lo ha costretto alla rimonta. Rimonta che lo ha portato dopo una serie di sorpassi al comando della gara. Una scivolata sfortunata lo ha costretto nuovamente a rincorrere e a conquistare il secondo posto. Ma nel tentativo di conquistare la vittoria, Simone ha forzato la staccata in una delle due curve, perdendo il controllo della moto e scivolando. Nonostante tutte le vicissitudini, Graziano è riuscito a raggiungere il terzo gradino del podio alle spalle del sempre velocissimo Jacopo Tatoli e del consistente Emiliano Rapanotti. E Jacopo Tatoli, grazie alla doppietta romagnola, conquista anche la leadership del campionato davanti a Simone Graziano, distaccato di 20 punti. Gara 2 della Junior C ha visto Edoardo Liguori alla riscossa. Dopo gara 1 un po' sfortunata, il titolare del miglior tempo in prova ha condotto invece una manche pomeridiana da protagonista. Partito subito in modo perfetto, Liguori ha preso un margine di vantaggio nei confronti degli avversari che ha gradualmente incrementato giro dopo giro. Alle sue spalle si è fatto largo Cristiano Lunetti, anche lui sfortunato protagonista della prima manche quando è stato costretto al ritiro a 3 giri dal termine. Buona seconda manche del capoclassifica del campionato Lennox Pommara, che si aggiudica il terzo gradino del podio. Gara senza punti per Guido Pini, secondo gara 1 e secondo in campionato, mentre Mattia Tribuzzi, vincitore di gara 1, ha chiuso quarto. Lennox Fommara ha consolidato la sua leadership in campionato con un vantaggio di 26 punti su Guido Pini.
CCO raggiunti a parlare della seconda manche della classe Junior B. Il copione però non è stato molto diverso dalla prima gara, in quanto durante questo weekend Leonardo Zanni ha avuto un passo completamente diverso da tutti i suoi avversari. Dopo la pole position e la vittoria in solitaria del mattino, anche durante gara 2 è partito in testa ed ha subito distaccato tutti gli altri concorrenti. Anche nel pomeriggio l'avversario più vicino è stato Edoardo Bertola, giunto con un distacco di circa 4 secondi, mentre Giulio Pugliese ha migliorato la propria prestazione riuscendo a conquistare la terza posizione dopo un duello ruota a ruota con Emanuele Andranacci durato per tutti i 15 giri. Con una doppietta di San Mauro a Mare, Leonardo Zanni conquista la testa della classifica del campionato superando Giulio Pugliese di 13 punti. Analizziamo ora la gara 2 della classe Junior A, dopo esserci goduti la visione integrale della spettacolare gara del mattino. Se in gara 1 Barbagallo, Giuliani e Sponga hanno fatto gara ravvicinata per tutti i 13 giri, il copione di gara 2 è stato completamente diverso, in quanto Jonathan Barbagallo, sfruttando anche una scivolata di Luana Giuliani, che ha leggermente spaccato il gruppo, ha preso un buon margine di vantaggio ed ha vinto la gara con un buon distacco sugli inseguitori. Dopo il terzo posto del mattino, Valentino Sponga conquista la seconda posizione con un distacco di circa 4 secondi dal vincitore. Mentre per il terzo gradino del podio si sono dati battaglia a Loris Capriolo, terzo, e Mattia Lanzi, quarto, che hanno concluso distanziati tra di loro di un solo decimo di secondo. Quinta, dopo una grande rimonta, Luana Giuliani. Grande passo in avanti in classifica generale di Jonathan Barbagallo, che grazie alle due vittorie sopravanza in classifica Luana Giuliani e Loris Capriolo, issandosi al secondo posto con 25 punti di distacco dal capo classifica che si conferma Valentino Sponga. E dopo esserci goduti insieme una giornata interamente dedicata alle gare, andiamo insieme a conoscere i vincitori. E ci troviamo qui con Mauro Finelli, vincitore della categoria Gentleman. Mauro, ci hai fatto vivere una gara spettacolare. Tu e Tagliati ve la siete giocata fino alla fine. Ho fatto una fatica mondiale, guarda, è stata gara 1 è andata bene perché lui comunque è caduto. E io ho fatto poca fatica. Sapevo, comunque lui aveva la pole, fortissimo, un pilota fortissimo. E gara 2 ce l'avevo tutta gara attaccato dietro, è stata proprio dura. Poi mi ha infilato a 3 giri dalla fine, comunque lo sono riuscito a passare subito e qua a San Mauro sono contento, ho vinto e la pista mi piace, sono di casa praticamente. Ringrazio tutti, GHR, Team Space, tutti. Ciao amore, anche te. Grazie mille. Prego, ciao, grazie. E ci troviamo qui con Stefano Cornachin, vincitore della categoria Open C. Stefano, com'è andata questa gara? Ma le gare sono andate benissimo, sono veramente contento. Vincere qua in Romagna è sempre difficilissimo perché i ragazzi qua sono sempre in gran forma. Un grazie enorme come sempre a GHR, che anche in queste piste piccole il motore veramente vola. Devo ringraziare il team Giampi. Oggi in particolare meccanico Ruggero, che mi tocca sempre farlo lavorare, però veramente grazie a tutti. Ma c'è qualcuno che temi in particolare o te la vedi spianata la strada? No, beh, Elia Zoni e anche Marco Bandini sono sempre agguerriti. Elia quest'anno è in gran forma, però dai, oggi è andata benissimo e vediamo di giocarcela avanti. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Ci troviamo qui con Mattia Bianchi, vincitore della categoria Open B. Com'è andata questa giornata, ma soprattutto queste due gare? Allora, la giornata è stata molto difficile, caldo, gare lunghissime. Gara 1 abbiamo fatto un podio, terza posizione.
mentre gara 1 siamo riusciti a vincerla, dai, è andata bene. Ringrazio il Team Space, la GHR per i motori, il papà che fa da meccanico e Torme che fa da sponsor, che mi permette di venire alle gare. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao, in bocca al lupo. Siamo qui con Jacopo Tatoli, vincitore della categoria Open. Ah, Jacopo, questa è la tua prima vittoria, giusto? Eh sì, e le partenze sono andate bene tutte e due. E è stata difficile con questo caldo e vorrei ringraziare David, il babbo, il mio fratello e vorrei dedicare questa vittoria alla mia mamma. Ma c'è qualcuno che temi in particolare? Il mio avversario Simone. Sì. Va bene, ti facciamo un grosso in bocca al lupo allora. Grazie. Ciao. Ciao. Ci troviamo qui con Mattia Tribuzzi, vincitore della categoria Junior C. Mattia, questa qua è stata la tua prima vittoria, giusto? Sì, grazie. Sì. Come sono andate queste gare? È andata bene. La prima gara? Abbiamo vinto, invece a gara 2 siamo arrivati quarti perché non sono riusciti a partire bene. C'è qualcuno che vuoi ringraziare in particolare? Ringrazio Carlo Funari, anche detto Carletto, e tutto il Team Space, Marco Bandini, Lorenzo, Stefano e mio papà che mi fa da sponsor. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi. Siamo qui con Leonardo Zanni, vincitore della categoria Junior B. Leonardo, come sono andate queste gare? Se ho vinto non male. Gara 1 com'è andata? Gara 1 deve essere un po' difficile, giusto per prendere un po' di stacco. E gara 2 invece? Gara 2 subito per il sorpasso, per la falsa partenza di Cristian Pucci, però poi abbiamo riuscito al primo giro subito a superare e portarci a casa altri 25 punti. Chi è che vuoi ringraziare? Allora, papà, mamma, nonna che mi paga tutto, e il team, i sponsor, soprattutto mia sorella e poi tutti i fan. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi. E ci troviamo qui con il vincitore della categoria Junior A, Jonathan Barbagallo. Jonathan, questa qua è la tua prima vittoria di questo campionato? Sì. Sei contento? Sì, molto. Come sono andate queste due gare? Benissimo. La prima? Bene. E la seconda? Anche bene, anche quella lì. Peccato per la Lulu che è caduta. La moto com'è andata? Bene. Era come la volevi tu? Sì. C'è qualcuno che vorresti ringraziare? Sì. Ringrazio il Team CS, Alessandro Cassinari, la mamma Simo, il papà e i miei tre fratelli. In bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ciao. E purtroppo anche questa giornata è volta al termine. Come vedete, qui accanto a me c'è Cristian Farinelli, responsabile FMI CV Junior. Cristian, una battuta al volo su questa giornata? Sì, una battuta velocissima, anche perché la mia voce, come sentite, non è bella. Siamo contentissimi dell'evento 100 piloti nella patria del motociclismo. Un grazie a tutto, un grazie ai miei ragazzi, ai team, ai piloti, a tutti quanti hanno partecipato per questo evento, alla pista di San Mauro, e ci vediamo alla prossima. Grazie Cristian per essere stato qui con noi, anche se sei un po' impossibilitato. E ragazzi, io vi do l'appuntamento per il prossimo 14-15 luglio per il quarto appuntamento del campionato italiano Minimoto. E cosa dire? Rimanete qui con noi, sempre solo su Automoto TV.